ciao a tutti, oggi parlerò dello spadiglio per fare gli acuti. Nell'insegnamento del canto i suggerimenti per poter fare gli acuti sono diversi. Troverete l'insegnante che vi fa fare il falsetto per poter raggiungere con più facilità gli acuti o il lip roll o lo spadiglio. Lo spadiglio è un suggerimento che io uso molto poco, però lo uso anch'io come elemento empirico per poter aiutare l'allievo nel percorso verso gli acuti. Lo sbadiglio è un elemento molto soggettivo, nel senso che a volte si tende ad esagerare, dipende molto dal carattere della persona, dell'allievo in questo caso, e quindi tendiamo ad esagerare nello sbadigliare, perciò facciamo questa cosa. Espandiamo molto la bocca facendo arretrare la lingua e facendo innalzare troppo il palato, ma la parte posteriore. Per quanto riguarda lo sbadiglio, è più indicato suggerire l'inizio dello sbadiglio, quindi quando non è proprio profondo, ma quando iniziamo a sentire uno stretching dentro la bocca. Questo stretching lo dobbiamo sentire sul palato molle, ma anche sulla parte davanti del palato, quella appena dietro i denti. Un suggerimento simile che serve sempre con lo stesso obiettivo di espandere le cavità interne della bocca è quello di mordere. Mordere una mela o addirittura mordere qualcosa di morbido, un bignè, però una porzione abbastanza grande. Questa cosa qua che mi fa fare questo stretching sulle pareti del palato e soprattutto della parte iniziale del palato. La lingua contemporaneamente scende verso il basso a creare questo spazio che alcuni cantanti di musica lirica definiscono come l'uovo. Immagina di avere un uovo in bocca. Non è altro che il sentire queste le pareti del palato e la lingua che si espandono verso l'alto e verso il basso, a creare questo spazio per ospitare questo ipotetico uovo che è il nostro suono. E questo suggerimento spesso può aiutare molto più che non il semplice pensare allo sbadiglio. E quindi, se noi facciamo una scala, per esempio con la A o la O che mi aiuta, perché è l'insegnante che può dall'esterno sentire se il suono è forzato o meno. È una cosa che vi suggerivo molto all'inizio, nei miei primi video, però ci tengo a continuare a sottolinearlo perché questi corsi non possono in nessun modo sostituire delle lezioni frontali con un insegnante. Perché
per questo motivo che vi ho detto. Quindi provate in questo modo, pensando di mordere una mela o un qualcosa di morbido, un bignè, un bombolone, pensando di mordere una cosa simile, riesco a mantenere in avanti la lingua, mentre nello sbadiglio invece tenderebbe ad arretrare, perciò tenderebbe a soffocare, ingolare il suono. In questo modo invece la lingua sta in avanti e il palato si espande, fa questo stretching, sia posteriormente che frontalmente. Dovremmo sentire questo lavoro micromuscolare proprio dove c'è la conchetta dietro i denti. Dimmi. No, non è che va tenuta fuori così, va tenuta comunque dietro i Così. denti, appoggiata. Appoggiata dietro i denti. Però se io faccio, vedi che vai, se vai indietro il suono diventa troppo mingolato. Come se avessi un nodo in gola. Ed è anche più difficile fare gli acuti in quel caso lì. Ok? Prego. Basta, mi sembra di non avere altro da dire su questo argomento. Se avete domande, non esitate a scrivermi qua sotto, in modo che così posso rispondere alle vostre domande. Naturalmente non possono, ripeto, essere personalizzate, perché dovrei sentire voi, la vostra voce, vedere come respirate, vedere come mettete i suoni, quanto aprite la bocca, eccetera. E a distanza non è possibile farlo, quindi i suggerimenti sono sempre generici. Vi saluto, vi auguro buon lavoro, buono studio, buon tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!